Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. In questo nuovo video vi farò vedere il mio nuovo mega estintore carrellato cassa! Come vedete l'estintore è già realizzato, quindi oggi andrò a smontarlo completamente perché ne approfitterò per pulire un po' l'interno, rimuovere un po' di limatura, di segatura, fissare meglio la batteria che secondo me è ancora un po' instabile e smontandolo vi farò vedere come l'ho realizzato. Il progetto è stato strutturato in questo modo: dato che l'estintore è carrellato e il carrello ha queste due fasce per sostenere il cilindro e fissarlo al carrello, ho deciso di tagliare il cilindro in questi due piani e suddividerlo in tre parti. Nella parte più bassa c'è la batteria, nella parte centrale le casse. Per prima cosa rimuovo il telefono. Poi si svitano le viti laterali, questa e questa, e quando la fascia è sufficientemente lenta si può rimuovere il coperchio. Qui c'è l'interruttore per spegnere l'amplificatore, qui c'è il cavo AUX per collegare il telefono e questo è l'amplificatore Audison, fissato con quattro semplici viti. Sulla parte posteriore sono fissati i due fili dell'alimentazione e i quattro fili che portano alle casse. Tolgo il cavo RCA, svito i cavi dell'amplificatore. Qui a sinistra ci sono i cavi degli speaker e qui a destra i cavi dell'alimentazione. Questa parte in legno ho messo un interruttore, che ovviamente è per accendere l'amplificatore. Su quest'altra base di legno invece ho messo questo spinotto a cui collego dei cavi per caricare la batteria. Ora arriva la parte divertente, perché all'interno ci sono un sacco di componenti. Allora, come vedete ci sono quattro casse, una, due, mentre la terza e la quarta sono in basso. Sono tutte e quattro casse ovali, dato che il metallo dell'estintore non è il materiale migliore per una cassa, ho deciso di rivestire l'interno con delle assi di legno. Il suono diciamo che è decente, però mancano ancora i bassi che non sono riuscito a far risuonare perché come volume questo estintore è troppo piccolo per quattro casse ovali. E quindi nonostante abbia fatto questo ampio foro, i bassi non escono e si sente bene, ma ci vogliono bassi. Quindi a questo punto devo rimuovere queste assi di legno, rimuovere le casse, e ci sono pochissime parti avvitate, solo quelle inferiori sono avvitate sulle piastre alla base. In realtà queste assi sono tenute ferme perché si toccano tra di loro, quindi all'interno del cerchio sono in pressione e non si spostano. Sono incastrate così bene che mi serve una pizzettina piccola, ma non la trovo. Ho trovato solo questa grande, ma potrebbe non bastare. Non trovo quella piccola. Strano in tutto questo ordine. Eccolo qui. Era nascosta sotto i fuochi d'artificio. Ho rimosso le casse superiori, quindi rimane solo l'anello di casse inferiori. Questa è la vista frontale. Quello che ora devo fare è rimuovere tutto il cilindro centrale, perché devo svitare dal sotto la piastra di legno che blocca le casse inferiori e tutte le assi di legno che ricoprono il cilindro. Quindi devo svitare la fascia superiore, la fascia inferiore, spostare il cilindro, svitare e poi posso rimuovere le ultime assi di legno. Seconda fascia rimossa. Ok, adesso rimuovo il cilindro e lo appoggio su questi tre blocchi di legno. Prima parte smontata. Ho deciso che non smonterò tutto, ma smonterò un pezzo alla volta in modo da verniciare e ricomporre il puzzle pezzo per pezzo e non avere il rischio di non riuscire a rimontarlo più. Bomboletta nera. Con questo caldo, vento e una superficie porosa come il legno, l'asciugatura è praticamente immediata.
Vado a verniciare anche la seconda. Ok, ora l'ho verniciato anche internamente di nero, molto più elegante. Come vedete, qui ci sono le varie assi. Sono ad incastro, quindi l'ultima avrà bisogno di qualche martellata per andare in posizione. Come vedete, vanno semplicemente ad incastro. Una volta completato tutto il cerchio, saranno in tensione e al loro posto. Potrei approfittare per togliere un po' di limatura dai magneti, perché può essere fastidioso. Inserite anche le casse superiori, mi manca solo da mettere gli ultimi pezzi di legno lì in fondo, che sono questi qui. Prima però li vernicio di nero, anche loro. Molto più elegante in nero. Guardate che lusso! Attacchiamo l'amplificatore, poi devo sistemare i supporti per la batteria e poi è pronto. Allora, la cassa è stata ricostruita, riassemblata, ora tutto l'interno è completamente nero, molto bene. Seconda fase dell'ultimazione dell'estintore è quella che consiste nell'inserire dei pezzi di legno di rinforzo che sostengano la batteria, quindi taglierò questo da altri pezzi di legno, li metterò sui fianchi in modo che la batteria rimanga ferma e stabile. Allora, già con questi due pezzi, questo e questo, la batteria non si sposta. Metto questo terzo pezzo sopra perché servirà a sostenere, ad aiutare a sostenere tutti i componenti del cilindro centrale. I componenti sono già fissati molto saldamente al fusto perché sono in tensione tra di loro e sono come le assi di una botte che spingono contro il cerchio e quindi rimangono fissate. Metto questo supporto sopra la batteria per sicurezza, in modo che tutte le componenti non scendano. Quindi questo è il mio super estintore carrellato cassa. Spero sia un progetto che possa ispirarvi per creare delle casse personalizzate anche per voi. Niente, la musica sta andando, Maroon 5 in sottofondo, e ci vediamo al prossimo episodio di Esperimenti in Garage. Ciao.